questo video è indirizzato a tutti quelli che sono affascinati dal mondo della letteratura e vorrebbero leggere tanti libri, ma che hanno pensieri del tipo: non ho abbastanza tempo, non ho voglia, ne inizio uno ma poi non lo finisco, ci metto troppo tempo e mi stanco, morte bianca, come fai a leggere così tanti libri, dove trovi la voglia? Questo video è rivolto in particolare a tutti coloro che magari una volta, soprattutto a scuola, leggevano tanto e ora all'università o al lavoro non leggono più e si sentono in nostalgia. Ho già fatto un video sul perché leggere è importante e vi consiglio di vedere quello già subito per avere una motivazione. Voglio subito iniziare citando un filosofo che mi è molto caro, Seneca, il quale diceva che non è vero che abbiamo poco tempo, ma che lo usiamo male. Il classico esempio che mi viene in mente è lo studente che ha, mettiamo, 100 pagine da fare in 10 giorni, ma si riduce all'ultimo giorno e quindi deve fare 100 pagine in 24 ore e dice di avere poco tempo. Ma se avesse fatto 10 pagine al giorno, avrebbe potuto fare tutto facilmente. Il segreto per leggere tanti libri e per fare qualsiasi cosa in realtà è dunque essere organizzati matematicamente. Numero 1. Il primo consiglio che vi do è partire dal basso. Molti si prendono subito il libro, magari il librone gigantesco, e iniziano a leggersi 10, 20, 30 pagine e il giorno dopo si impongono di farne magari 40, 50, ma la verità è che si stancano dopo i primi due giorni, se va bene. Non si può partire dal nulla e arrivare subito a 100. Il segreto non è la quantità, ma la costanza. È meglio fare due pagine, ma ogni singolo giorno, che farne 20, ma poi ti stancherai. Partite quindi imponendovi di leggere almeno una intera pagina, ogni singolo giorno. Non una di più, ma non una di meno. Non partite subito con la carica, perché la carica svanisce inevitabilmente e vi sentirete delusi dopo se non riuscite ad eguagliarla. Invece allenatevi, tenete questa costanza. Quello che prima sembrerà un obbligo diventerà un'abitudine che non pesa e poi diventerà un piacere da attendere. Diventa più facile ogni giorno, ma bisogna farlo ogni giorno. Il secondo consiglio che vi do è importante tanto quanto il primo, ossia di ricavare un momento preciso e ben definito della giornata in cui leggere. Sapete che in media si passano fino a 3 ore su social network di vario tipo? Uno non se ne accorge perché magari sta solo 5 minuti su Instagram e neanche sente che sono passati 5 minuti, però su Instagram ci va magari 3-4 volte, ognuna da 5 minuti, poi va anche su Facebook, va su YouTube e va in tanti altri posti e alla fine ecco che 2 ore se ne sono andate. Quindi come vedete abbiamo e come parecchio tempo a disposizione. Ora immaginate di voler leggere un libro ogni anno. Per alcuni di voi potrebbe essere difficile, ma se considerate 350 pagine al libro, e parecchi libri sono più piccoli, sto usando un caso lievemente sopra la media, e se voi considerate di leggere una sola pagina al giorno, ecco che in un anno avrete letto 365 pagine. Un libro intero. E questo solo con una pagina al giorno, il minimo sindacale. Leggere una pagina intera al ritmo umano medio di 250 parole al minuto, considerando che la media varia dalle 250 alle 500 parole, significa che fare una pagina al giorno non vi richiederà praticamente nulla in termini di tempo, e più leggete, più diventerà facile e meno tempo ci metterete. E potrete leggere 2 pagine al giorno, e quindi 2 libri l'anno, entro 5 anni avrete letto 10 libri. Iniziate con una sola, e se fallite non preoccupatevi, imponetevi di fare almeno quell'unica pagina, mai meno di quella. Poi un giorno vi sarete allenati abbastanza da fare, anche nei giorni più impegnativi, non farete mai meno di 5 pagine al giorno. Quindi iniziate con poco e poi piano piano aumentate. Dedicate quindi quei pochi minuti della giornata alla lettura, e che dovrebbero essere dei minuti precisi per rendere l'abitudine ancora più forte. Un orario in cui il vostro cervello e la vostra routine si abitua a leggere. Un consiglio che vale veramente per ogni essere umano, non importa quanto stressato e impegnato sia. Il cesso. Tutti voi dovrete andare almeno una volta al cesso ogni giorno. Fateci caso, spesso non si fa nulla in quei minuti, o al massimo si porta il cellulare per guardare Instagram. Invece portatevi un libro. Sembra una cazzata, ma è un punto ogni giorno senza niente che sarà dedicato senza scappatoia a questo. Poi piano piano incrementate quando vi sentirete pronti, man mano che il libro vi interesserà, a 2 pagine, a 3 pagine al giorno, e questo vi renderà molto più veloci. L'importante è non imporvi troppo, a meno che non siate molto presi in quel momento e volete leggere di più, ma in quel caso non ve lo state imponendo. Fate sempre qualcosa che pensate di poter replicare l'indomani. Numero 3. Iniziamo a strutturarci un po'. Abbiamo stabilito un momento e una quantità, ora possiamo stabilire anche un tempo. Imponetevi magari di leggere per 10 minuti, per 20 minuti, così man mano che diventate più veloci leggerete sempre di più. Questo per far sì, soprattutto agli inizi, quando ancora non siete super presi dal libro, che la quantità di pagine si tenga alta senza stancarvi. Ricordate, passate un'ora o due sui social, un quarto d'ora sui libri significa un sacco di pagine ogni singolo giorno.
Ma Morte Bianca, io non sono ancora nella fase in cui mi sento invogliato o capace di leggere tanto, ma neanche posso stare al cesso per 10 minuti. Giusta osservazione. Per questo motivo, per questo periodo iniziale, porta il tuo libro sempre con te. Sei in fila alle poste? Leggi. Sei in viaggio e non guidi tu? Leggi. Prima di andare a dormire? Leggi. Vai in bagno tante volte? Portalo ogni singola volta. Lo inizi in bagno, ma poi finisci le tue pagine portandolo fuori dal bagno quando hai finito. Quarto, altro consiglio fondamentale, leggere e scegliere bene il libro. Non scegliete mai perché ve lo impone qualcuno. E questo libro lo devi leggere, se non lo leggi, questo libro sei ignorante in quel campo. Questo è il top e chi dice il contrario ha un pessimo gusto. Quello che otterrete sarà di leggere mattoni, polacchi, minimalisti, giganteschi, 2 copie vendute e vi annoierete alla 3ª pagina e il vostro amore per la letteratura sarà messo in difficoltà. Scegliete un libro perché vi interessa leggerlo, non perché vi regala uno status symbol. Imponetevi sempre di finire un libro, ma se quel libro è massacrante, non ce la fate, lasciatelo stare, passate a un altro. La lettura non deve diventare uno sforzo, bensì una medicina, e vi piacerà sempre di più, e presto non vi peserà più. Aggiungo anche questo, un solo libro per volta, almeno all'inizio. Mi eviterete confusione, sentirete con mano che siete sempre più vicini al traguardo e quindi ricompenserete la vostra mente notando il progresso. La vita è troppo breve per leggere libri brutti. Se sentite qualcuno parlare del libro e la trama vi intriga, allora sì, provatelo. E se magari vi è piaciuto un film, potreste provare a leggere il libro, magari per continuare la storia. L'importante è leggere. 5. L'ultimo presidente repubblicano decente, Roosevelt, che infatti supportò i democratici alla fine della sua vita, leggeva un libro ogni singolo giorno. Sebbene sia difficilissimo per chiunque arrivare a tanto, vi starete chiedendo: ma come riuscirà a leggere così velocemente? La risposta è che dovete imparare a distinguere i diversi tipi di lettura e sfruttarli. Abbiamo anzitutto lo skimming, che è la lettura più rapida di tutte, in cui voi cercate le parole chiave per capire cosa è interessante e cosa invece è rumore di fondo, e in cui leggete rapidamente per ottenere il succo della cosa anche se non ricordate i dettagli precisi. Questo è il modo di leggere il giornale, per esempio, gli articoli di notizie. Il secondo tipo di lettura è lo scanning. Questa è tipica della prima fase dello studio, ma questo non è un video sul metodo di studio. Avete un libro davanti, non dovete studiare tutto. Bensì selezionate, dando un primo sguardo alla pagina, la struttura della pagina, le sezioni, le parole chiave e gli schemi, capire cosa è importante e che cosa no. Non si legge tutto, bensì si legge a seconda dell'importanza. Il terzo tipo di lettura è quello della leisure, quella del libro classico, per piacere, intenderci, no? Quello di cui stiamo parlando adesso, in cui si legge tutto quanto e lo si legge mantenendo un livello d'attenzione medio. Come ho detto nel video citato all'inizio, non importa se poi dimenticherai i dettagli, è la filosofia del libro che vi resta dentro. Ed infine c'è lo studio, in cui si legge tutto ciò che avete davanti in quanto importante e lo si legge con attenzione ai dettagli e più lentamente. L'errore comune di molte persone è quello di confondere queste letture. Skimmano lo studio o al contrario si impongono di studiare un libro di piacere e questo è uno spreco di risorse. Quando leggete un manga non è la stessa cosa di leggere un libro. Con il manga leggerete molte più pagine a parità di tempo e anche questo vi aiuta. Ma voi lo sapete quanti articoli vi leggete ogni giorno su social network? Anche quella è lettura e io vi dico di rendervi conto che in realtà voi siete già dei lettori, non fate schifo e avete il potenziale di replicare tutto questo in un libro. Voi ogni giorno leggete parecchie pagine, semplicemente imparate il livello di lettura che vi serve per ogni cosa. Non leggete ad alta voce un libro normale, perché sarete più lenti, invece leggere ad alta voce nello studio conviene. Per leggere più rapidamente usate un segnalibro, che potete mettere anche in orizzontale così da sapere a che rigo siete arrivati. Imponetevi con il pollice e fatelo scorrere lungo il rigo, in questo modo non solo vi imponete una velocità che vi aiuterà, ma anche una concentrazione, non potete staccare lo sguardo fino a quando non avete finito la sezione. Aiuta davvero. Ci sono delle applicazioni gratuite che possono anche aiutarvi a velocizzare la lettura, come Spritz. Il motivo per cui la lettura umana ha un limite di 200 parole, in media, è per via del tempo saccadico, ossia in medicina il tempo che ci mette l'occhio a girare da una parola all'altra. Se si potesse eliminare questo tempo, la lettura sarebbe velocizzata. Spritz fa questa roba qui, ti fa comparire le immagini davanti, e tu stai fermo a leggere. L'unico difetto è però che se ti deconcentri per un attimo perdi il filo, a differenza della lettura normale. Per molti il semplice dito quindi sarà migliore. Non leggete ad alta voce un libro di narrativa perché otterrete solo di rallentarvi e non state studiando. Sesto consiglio. In questa sezione del video parlerò della vessata questione, libro fisico o libro digitale. E qua, signori, mi dispiace, ma io devo essere sincero, lo penso ormai da molto tempo, il libro digitale è infinitamente meglio. Punto, questione chiusa per quanto mi riguarda. Anzitutto il costo. Esistono tantissimi libri
già solo gratis, mentre in fisico quasi mai esiste un libro davvero gratuito, anzi penso mai, e i libri sono molto meno costosi in formato Kindle rispetto a quelli fisici. In secondo luogo perché non si degradano mai e non si rovinano mai. In terzo luogo perché non occupano spazio. E io lo so che molti amanti del libro fisico mi parleranno del bello della biblioteca piena di casa, anch'io vado molto fiero dei miei libri fisici, però ragazzi, io ho la stanza che è davvero strabordante di libri, non posso più permettermi di avere fisicamente tutti i libri che leggo. Ormai io non compro libri fisici da anni, mi trovo molto bene. E di contro, questo significa anche che puoi averli sempre con te, tutti i libri che vuoi, senza occupare uno spazio più grande della tua tasca, e che pesano pochissimo per il tuo corpo. Inoltre puoi leggerli ovunque, anche al buio, e hanno il dizionario e varie funzioni con cui puoi fare delle note, e puoi cancellarle, senza rovinare il libro. Passiamo quindi alle tesi di difesa del libro fisico. La prima è che i libri digitali non sono davvero tuoi. Questo è falso. Ovviamente, signori, dipende da modello a modello, da negozio in negozio. Ma i principali servizi di acquisto, ripeto, acquisto, di libri digitali sono vere e proprie vendite. Il libro è tuo, non sono affitti. Il Kindle, per intenderci, ti sta veramente vendendo un libro. Tanto che puoi leggerlo offline, senza bisogno di essere connesso ad Amazon. Se Amazon fallisce, puoi continuare a leggere il libro. E Amazon stessa ti dà la possibilità di scaricarti il PDF. E proprio Amazon può venire distrutta, non succederà nulla. E così puoi fare il backup quando vuoi. Quindi no, non è vero che i libri digitali te li possono riprendere quando vogliono loro. E questi libri non si corromperanno mai. La seconda difesa è che si perde l'odore dei libri. E questo è sicuramente vero, attenzione. È un odore molto piacevole, ma se ci pensiamo è sufficiente avere qualche libro fisico come riserva da annusare. Inoltre ci sono delle aziende che stanno vendendo dei profumi sintetici dei libri, ho sentito. Un'ultima difesa è che la batteria è limitata, a differenza del libro vero che puoi leggere quando vuoi, ma solo di giorno. E questo è vero, è oggettivamente un difetto, però nella moderna società questo è un difetto quasi inesistente e secondo me enormemente inferiore ai 10 miliardi di pregi. Mi dispiace ragazzi, ma morte bianca si schiera, il digitale è il futuro. Non parlerò dei vari servizi Netflixini dei libri, dei fumetti, degli anime, dei videogiochi e su come risparmiare nelle arti perché è materia per un altro video. Numero 7. Ma nel video parliamo anche degli audiobook. Ora, io inizialmente ero abbastanza... non ero convintissimo degli audiobook. E attenzione, non ho cambiato idea sui loro difetti, che tra poco elencherò, ma mi sono reso conto con il tempo dei loro pregi. Sicuramente aiutano i dislessici e gli ipovedenti. E questo vale anche per il doppiaggio. Un altro pregio che non ho menzionato nel video sul doppiaggio contro i sottotitoli sono i dislessici e i non vedenti. Chiaramente per loro va benissimo. Il secondo luogo permette di leggere molto di più, perché è difficile leggere mentre passeggi, ma un audiolibro ti metti le cuffie e puoi leggerlo, oppure mentre stai guidando. Inoltre ti aggiunge il doppiaggio, che è sicuramente un livello extra, e infine puoi raddoppiare la velocità e quindi raddoppiare la tua produttività. Io stesso i video per le mie ricerche su YouTube li ascolto a velocità doppia, e questa è una specie di audiolibro. Quindi l'audiolibro io lo sto rivalutando, ma restano alcuni difetti oggettivi. Anzitutto non è vera lettura. Ascoltare è neuroscientificamente qualcosa di diverso dal leggere, sebbene attivino spesso le stesse aree del cervello. Leggere è un'attività attiva. Sei tu che ti devi mettere lì con il cervello, ti devi concentrare, sei tu che leggi. Invece ascoltare è passivo, ricevi le informazioni. Questo significa che sebbene in molti libri la differenza non si sentirà, se tu stai studiando o se stai leggendo un libro di filosofia, ascoltarlo è un mezzo suicidio. Solo leggendo tu ti concentri e decidi tu a che ritmo andare, a seconda di quanto stai capendo, puoi tornare indietro, rileggere, riragionare, fare collegamenti. Questo con l'audiolibro si perde. Inoltre, come per le app di lettura, anche qui, se ti distrai, dovrai rimettere indietro e questo non è molto agibile. Altro difetto degli audiobook è che ce ne sono molto pochi, perché è uno step in più da fare per un editore. E purtroppo il catalogo del sito più grande, ossia Audible, per i miei gusti e anche per le mie esperienze da lettore molto accanito, è un po' povero. Quindi, almeno per il momento, io resto con i libri da leggere, ma è chiaro che moltissimi potrebbero avere esperienze diverse dalla mia e che in futuro le cose potrebbero cambiare, e magari varia di libro in libro. Io vi dico solo che per me l'unico filosofo che andrebbe ascoltato è Socrate, e chi la capisce vince un biscotto. Ottavo consiglio: creare l'ambiente ideale per la lettura. Niente distrazioni dal cellulare, niente video in sottofondo. La musica va bene, ma è meglio che non abbia parole, soprattutto della vostra lingua, perché il vostro cervello le sente, le capisce e subconsciamente si distrae. E non dovrebbe essere troppo eccitante, meglio musica classica o da studio. E io stesso ho creato due playlist al riguardo, se siete interessati. Inizialmente ricompensatevi per il libro, finito di leggere concedetevi un premio a vostra scelta, ma
dopo fate che la lettura diventi il vostro premio dopo aver fatto qualcosa, tipo lo studio. Il vostro cervello associerà il libro alla sensazione di felicità e ricompensa, e ben presto diventerà piacevole in sé per sé. Condizionamento elementare, ragazzi. Nono e finale consiglio: comprate il mio nuovo libro. Perché, a parte gli scherzi, vabbè, come sapete ho pubblicato un libro con Polignani, che lo trovate in descrizione, e ora sto pubblicando il secondo volume, essendo questa una trilogia, e trovate il pre-order, come sempre, in descrizione. E stiamo anche lavorando ad un fumetto, e anche di quello trovate il link in descrizione. Questo è un libro scritto da una persona che, come voi, ha sempre amato leggere, che si è allenato per leggere sempre di più e che grazie alla lettura ha imparato poi a scrivere. E man mano che leggeva e scriveva e riceveva commenti, ha capito come migliorarsi. E in questo libro potete anche vedere la mia evoluzione di storia in storia, così come il mio amore per la letteratura attraverso varie reference a grandi opere pop. E quindi, se volete supportare il canale, se volete supportare l'editoria italiana, se volete vedere un bel libro e se volete una copertina figa da un artista con i controcoglioni, e se volete osservare l'evoluzione di uno scrittore, che all'epoca tra l'altro era appena nato, ve lo consiglio. Inoltre uso questo video anche per annunciare una futura rubrica qui sul canale di letteratura, in cui parlerò sia di grandi opere che mi piacciono, come 1984, sia della storia delle letterature a partire da quella italiana e inglese, che sarà utile agli studenti. Non chiedetemi quando la farò perché non ne ho idea, si farà. Vi ricordo quindi il mio nuovo libro, che sta uscendo in descrizione, e questo video è dedicato a G, un mio iscritto che mi fece questa domanda su come leggere tanto. Se i miei video ti piacciono, dai una catta al mio TP, dove potrai donare per supportare il canale e ricevere in cambio dei premi. Se questo video ti è piaciuto, ti metti a mettere mi piace e ad iscriverti al canale. Ringrazio i miei patrons e ci vediamo al prossimo video.